La locanda della tormenta presenta La piramide di fuoco di Arthur Machen. Buon ascolto. Introduzione. Il romanzo del sigillo nero narrato dalla giovane donna di Leicester Square. Prologo. «Vedo che lei è un razionalista convinto», disse la signora. «Non ha udito che dicevo di aver vissuto esperienze ben più terribili? Anche io ero scettica, ma dopo ciò che ho toccato con mano non posso più fingere di dubitare». «Signora», replicò il signor Phillips, «nessuno riuscirà a farmi rinnegare la mia fede né ammettere per nessuna ragione l'esistenza di triangoli aventi due lati». «Lei è un po' affrettato», riprese la signora. «Posso chiederle se ha mai sentito menzionare il professor Gregg, autorità nel campo dell'etnologia e soggetti simili?» «Non solo, signora, ho sentito menzionare il nome del professor Gregg. L'ho sempre considerato come uno dei nostri studiosi più perspicaci e dotati. La sua ultima pubblicazione, il Textbook of Ethnology, mi ha colpito come l'opera più ammirevole nel suo genere. In realtà mi è capitata tra le mani solo quando ho sentito del terribile incidente che ha interrotto la sua breve carriera. Aveva affittato per l'estate una casa di campagna nell'Inghilterra occidentale, mi pare, e si pensa sia caduto in un fiume. Per quanto ricordo, il suo corpo non è mai stato ritrovato». «Signore, sono certa che lei è una persona riservata. Ciò sembra confermato dalla sua conversazione e il titolo che lei ha menzionato mi rende certa che lei non è frivolo e infido. Sento, insomma, di poter confidare su di lei. Credo di capire che lei abbia l'impressione che il professor Gregg sia morto, ma io non ho alcuna ragione di credere che ciò sia vero». «Come?» esclamò Phillips, stupito e turbato. «Non vorrà mica insinuare che ci sia stato qualche cosa di sconveniente? No, no, non posso crederlo. Gregg era un uomo di limpida reputazione. La sua vita privata era una delle più specchiate e sebbene non mi faccia più illusioni, credo che egli sia stato un fervente e anche devoto cristiano. Non vorrà per caso insinuare che sia stato obbligato a fuggirsene dal paese a causa di qualche faccenda poco pulita?» «Lei mi pare di nuovo troppo affrettato. Io non ho mai detto nulla del genere. Devo dunque raccontarle in breve ciò che è accaduto. Un mattino il professor Gregg ha lasciato questa casa in perfette condizioni di corpo e di spirito. Non ha mai fatto ritorno, ma il suo orologio con catena, un borsellino contenente 3 sovrane d'oro e pochi spiccioli d'argento, insieme con un anello che egli solitamente portava al dito, sono stati ritrovati 3 giorni dopo in una località selvaggia e impervia sulla collina a molte miglia dal fiume. Questi oggetti erano posti accanto ad una pietra calcarea di forma bizzarra, avvolti in un pacco di rozza pergamena e legati con una stringa di pelle. Il pacco è stato aperto e si è visto che al lato interno della pergamena recava un'iscrizione tracciata con qualche sostanza rossa. I segni erano indecifrabili, ma simili a caratteri cuneiformi alterati». Ciò che lei dice è molto interessante, signora. Le spiacerebbe continuare il suo racconto? Le circostanze cui lei ha accennato mi appaiono quanto mai inesplicabili. Ebbene, io anche desidererei, avere una spiegazione». La giovane donna sembrò meditare un istante. Quindi proseguì il racconto del sigillo nero. «Devo ora fornirle più ampi particolari sulla mia vita. Sono figlia di un ingegnere civile che si chiama Stephen Lally. Così sfortunato da morire improvvisamente, ancora agli inizi della carriera e prima di aver messo da parte i mezzi sufficienti per mantenere la moglie e i suoi 2 bambini. Mia madre riuscì a provvedere ai bisogni della famigliola con mezzi incredibilmente esigui. Abitavamo in un paesino di campagna dove i generi di prima necessità erano più a buon mercato che in città, ma con tutto ciò fummo cresciuti nella più rigida economia.
Mio padre, uomo intelligente e colto, aveva lasciato una piccola ma selezionata raccolta di volumi che includeva i migliori classici greci, latini ed inglesi. Questi libri costituirono un mio unico svago di cui potemmo io e mio fratello disporre. Ricordo appunto che mio fratello apprese il latino sulle Meditationes di Descartes ed io, anziché le favolette che vengono date a leggere a tutti i bambini, non lessi nulla di più piacevole di una traduzione delle Gesta Romanorum. Crescemmo quindi come bambini tranquilli e studiosi e mio fratello, col passare del tempo, provvide a se stesso nel modo che ho detto. Io continuai a vivere in casa. La mia povera mamma era ormai un'invalida e aveva bisogno delle mie continue cure. Morì circa 2 anni fa, dopo molti mesi di penosa malattia. La mia situazione era tragica. Vendendo i mobili di casa riuscii appena a pagare i debiti che ero stata costretta a contrarre. Quanto ai libri, li inviai tutti a mio fratello, ben sapendo quanto li avrebbe apprezzati. Ero completamente sola e sapevo bene quanto poco guadagnasse mio fratello. Andai dunque a Londra nella speranza di trovare un impiego, sapendo che egli mi avrebbe aiutata nelle spese. Ma giurai a me stessa che ciò non sarebbe durato più di un mese e che sarei morta di fame piuttosto di privarlo dei pochi soldi che gli aveva messo da parte per i tempi duri. Presi in affitto una stanzetta in un quartiere periferico, la meno costosa che trovai. Nutrendomi di solo pane e tè, trascorrevo il mio tempo rispondendo vanamente agli annunci economici sui giornali e ancor più vanamente recandomi agli indirizzi indicati. I giorni, le settimane si susseguivano e quando giunse la scadenza che avevo stabilito mi trovai dinanzi la cupa prospettiva di una lenta morte per inedia. A modo suo, la mia padrona di casa era una brava donna, conosceva l'esiguità dei miei mezzi e certo non mi avrebbe messo alla porta, ma non mi restava altro che andarmene e cercare la morte in qualche angolo tranquillo. Si era d'inverno. Una fitta nebbia lattiginosa era calata sin dal primo pomeriggio, infittendosi con il trascorrere delle ore. Era un pomeriggio di domenica, ricordo, e gli altri inquilini della casa erano andati tutti in chiesa. Verso 3 uscii furtivamente e mi allontanai più rapidamente che potevo, nonostante la debolezza dovuta al digiuno. La nebbia biancastra avvolgeva nel silenzio tutte le strade. Una pesante coltre di brina si era posata su rami spogli degli alberi e cristalli di ghiaccio luccicavano nelle palizzate di legno e sul freddo, duro terreno sotto i miei piedi. Continuai a camminare, svoltando a caso a destra e a sinistra, senza preoccuparmi di leggere i nomi delle strade che percorrevo. Del mio vagabondare in quel pomeriggio domenicale ora ricordo soltanto pochi particolari, come i frammenti di un incubo. Andavo avanti faticosamente attraverso strade di città e poi di campagna e da un lato mi apparivano campi grigi che si confondevano nella nebbia e dall'altro ville dall'aspetto accogliente con il riverbero dei camini che guizzava sui muri. Ma tutto era irreale. I muri di mattoni rossi, le finestre illuminate, gli alberi, i lampioni a gas che cominciavano a trapuntare di luce le ombre bianche, il profilo evanescente della linea ferroviaria sotto l'alto terrapieno, il rosso e il verde dei fanali di segnalazione, erano tutte visioni fugaci che guizzavano nel mio cervello e nei miei sensi intorpiditi dalla fame. Di quando in quando udivo un passo rapido risuonare ai lati della strada. Gente coperta da abiti pesanti mi passava accanto, camminando in fretta per riscaldarsi, pregustando senza dubbio il tepore di un caminetto acceso, di una casa con candele pesanti e tende tirate su vetri gelati e l'accoglienza degli amici. Ma col rabbuiarsi del cielo, col calare della notte, i passanti si facevano sempre più rari, mentre io continuavo a camminare da sola, imboccando una strada dopo l'altra. Nel bianco silenzio incespicavo, sconsolata, come se percorressi le vie di una città sepolta. Mentre mi sentivo sempre più debole ed esausta, qualche cosa dell'orrore della morte cominciava ad avvolgere strettamente il mio cuore. All'improvviso, mentre svoltavo un angolo, qualcuno mi si accostò cortesemente sotto un lampione e udii una voce chiedermi con gentilezza la direzione per Avon Road. Colpita da quel suono di voce umana, sentii che le forze mi abbandonavano e tutta raggomitolata su me stessa, crollai sul marciapiede e cominciai a piangere, a singhiozzare, a ridere in preda a un incontenibile isterismo.
Ero uscita di casa preparata a morire e nel lasciare quello che era stato il mio asilo avevo consapevolmente dato l'addio ad ogni speranza e a ogni ricordo quando quell'uscio si era chiuso di schianto alle mie spalle. Avevo avuto l'impressione che davanti a me fosse calata una saracinesca e che da quel momento avrei percorso un breve tragitto di ombre e di tenebre, come entrando nel primo stadio della morte. C'era stato poi il mio vagabondare, quella nebbia biancastra che avvolgeva ogni cosa, le strade deserte nel silenzio ovattato. Fino a quel momento era stato come se fossi morta. Ma poi, udendo quella voce, sembrò che in me tornasse la vita. Riuscii rapidamente a riprendere il controllo di me stessa e, sollevatami, vidi dinanzi a me un signore di mezza età e di piacevole aspetto, vestito in modo assai accurato. Mi guardava con espressione di grande pietà e, prima che potessi spiegargli, balbettando che non conoscevo affatto la zona in cui ci trovavamo, non avendo la minima idea circa i luoghi in cui avevo vagato, egli mi parlò di nuovo. «Cara signora!» «Ho l'impressione che lei si trovi in gravi difficoltà e non puoi mai immaginare questo quanto mi abbia preoccupato. Posso conoscere la causa delle sue pene? Le assicuro che può tranquillamente confidarsi con me». «Lei è molto gentile, ma temo che non ci sia nulla da fare. La mia situazione è disperata». «Via, via! Lei è troppo giovane per parlare così. Venga, camminiamo un poco. Mi racconterà i suoi guai. Può darsi che io sia in grado di aiutarla». Nel modo di fare di quell'uomo vi era qualche cosa di tranquillizzante e persuasivo. Camminando al suo fianco, gli parlai di me e raccontai della disperazione che mi opprimeva al punto da farmi desiderare la morte. «Lei ha fatto male ad arrendersi, signorina. Un mese è troppo poco perché una persona possa trovare una sistemazione in una città come Londra. Londra, se lo lasci dire, signorina Lally, non è una città aperta e accessibile, è una vera fortezza, trincerata e protetta da una doppia cinta con intricati labirinti. Come sempre avviene nelle grandi città, anche qui le condizioni di vita sono diventate estremamente artificiose. All'uomo o alla donna che desiderano farsi strada in questo caos non si oppone una semplice palizzata, ma una fitta rete di sottili espedienti, di mine, di trabocchetti che possono essere superati solo con un'eccezionale abilità. Nella sua ingenuità, lei ha immaginato che gridando forte sarebbe riuscita a far sprofondare quelle mura nelle nulla. Ma purtroppo l'epoca delle grandi vittorie iniziali è tramontata, se lo lasci dire. Avanti, si faccia coraggio, e prima che sia trascorso molto tempo, imparerà il segreto del successo. «Ohimè, signore! Lei ha senza dubbio ragione, ma per quanto mi riguarda sono sul punto di morire di fame! Lei ha parlato di un segreto! Se ha un po' di pietà, me lo sveli, per l'amor di Dio!» Egli rise allegramente. «Ecco dove sta l'originalità di ciò che le ho detto. Quelli che conoscono il segreto non possono raccontarlo. Ciò è positivo e ineluttabile come la dottrina fondamentale della framassoneria. Posso dire però che lei ha afferrato se non altro l'aspetto esteriore del nocciolo della questione». «La prego, non si prenda gioco di me. Che cosa ho fatto? Sono così disperata da non aver la minima idea di come provvederò al mio prossimo pasto». «Mi scusi, signorina, lei mi chiede che cosa ha fatto. È semplice, ha incontrato me. Su, bando agli scherzi, vedo che lei possiede un'educazione innata, la sola che non sia terribilmente dannosa, e io sono alla ricerca di una governante per i miei due bambini. Deve sapere che sono vedovo da alcuni anni. Mi chiamo Greg. Le offro il posto che le ho detto e, diciamo, un salario di un centinaio di sterline all'anno». Potei solo balbettare i miei ringraziamenti e prendere il biglietto che l'uomo mi tendeva. Il signor Greg mise nelle mie mani una banconota a titolo d'anticipo sullo stipendio e mi salutò dopo avermi chiesto di andarlo a trovare entro un giorno o due. Fu così che conobbi il professor Greg, e c'è forse da meravigliarsi se il ricordo della mia disperazione e dell'alito di morte che mi ero sentita addosso fecero sì che lo conoscessi come un secondo padre. Prima che la settimana volgesse al termine, assunsi le mie nuove mansioni.
Il professore aveva affittato una vecchia casa padronale in un sobborgo occidentale di Londra e qui, circondata da ridenti prati e frutteti, cullata dal fruscio di vecchi olmi che facevano oscillare i loro rami sopra il tetto, ebbe inizio il nuovo capitolo della mia vita. Dato che lei conosce il tipo di occupazione del professore, non si stupirà nell'apprendere che la casa era zeppa di libri e che vi erano molte stanze adibite ad studio, piene di strani e addirittura orribili oggetti che stipavano ogni angolo dei vasti e bassi locali. Greg era un uomo dedito unicamente alla cultura. Io stessa fui contagiata in breve tempo dal suo entusiasmo e mi sforzai di assecondare la sua passione per la ricerca. In pochi mesi divenni più la sua segretaria che la governante dei suoi bambini e molte furono le notti che trascorsi alla scrivania a lume di lampada mentre egli, camminando su e giù, mi dettava il suo Text of Technology. Ma in quegli studi seri e sempre più approfonditi io percepivo un che di nascosto, un'ansia per qualche cosa a cui egli non alludeva mai. Di quando in quando, infatti, interrompeva brevemente il suo discorso per sprofondare in fantasticherie, al punto da sembrare ipnotizzato da qualche remota prospettiva di avventurose scoperte. Finalmente, la stesura del libro fu portata a termine e la tipografia cominciò a inviare le bozze di stampa che mi furono affidate per una prima lettura e quindi sottoposte alla revisione finale del professore. Nel frattempo, la sua riservatezza circa la vera natura di ciò che lo impegnava andava aumentando e fu con un'allegra risata da scolaretto, al termine dell'anno scolastico si intende, che un giorno egli mi porse una copia del libro. «Ecco, ho mantenuto la mia parola! Avevo promesso di scrivere questo libro e l'ho fatto! Ora sarò libero di occuparmi di cose più fuori dal comune!» Le confesso, signorina Lally, che desidero ardentemente emulare Colombo e spero che lei mi veda nei panni dell'esploratore. Il fatto è che è rimasto ben poco da esplorare, professore. Lei è nato in ritardo di alcune centinaia d'anni. Credo che lei si sbagli, signorina Lally. Per quanto possa apparire strano, vi sono ancora dei paesi inesplorati e dei continenti di strane sconosciute estensioni. Ah, signorina Lally, mi creda, noi viviamo immersi in misteri rituali e pieni di timore e non sappiamo ancora quale sarà il nostro destino. La vita, mi creda, non è una cosa semplice, una massa di materia grigia e di congegni di muscoli e di vene che il bisturi del chirurgo deve mettere a nudo. Il mistero che sto per esplorare è l'uomo. Prima di poterlo svelare dovrò attraversare mari e oceani assai procellosi e nebbie antiche di molte migliaia di anni. Lei conosce il mito della perduta Atlantide? Ebbene, e se fossi io l'uomo destinato a scoprire questa terra misteriosa? Nelle sue parole avvertivo l'eccitamento e sul suo volto vedevo l'animazione del cacciatore. Dinanzi a me avevo un uomo che riteneva di essere chiamato a cimentarsi con l'ignoto. Fui invasa da un'ondata di gioia, pensando che in certo qual modo sarei stata associata in quell'avventura e a mia volta mi sentii ardere dall'ansia della ricerca, pur senza cessare di pensare che ignoravo ciò che avremmo dovuto scoprire. Il mattino seguente, il professor Greg mi condusse nel suo studio privato, dove, sistemato contro la parete, vi era un archivio. Ogni sua casella, debitamente etichettata, conteneva in poco spazio e scrupolosamente classificati i risultati di anni di lavoro. «Qui è racchiusa tutta la mia vita. Qui si trovano tutti gli elementi che ho raccolto in tanti anni di fatica e tuttavia non vi è nulla. No, non vi è nulla di quanto io stia cercando. Guardi qui!» soggiunse, conducendomi accanto ad una vecchia ribaltina, un mobile di forma bizzarra e scolorito, sistemato in un angolo della stanza. Ne fece scattare la serratura e aprì uno dei cassetti. «Pochi pezzi di carta e un mucchio di pietre nere rozzamente incise con strani segni e graffi. Ecco che cosa contiene questo cassetto. Guardi, signorina, ecco una vecchia busta affrancata con un francobollo rosso scuro che risale a 20 anni fa.
Sul retro di essa ho tracciato alcune note a matita. Ecco un fascio di manoscritti ed ecco alcuni ritagli di oscuri periodici locali. Se lei esaminasse questa collezione, le sembrerebbe di certo una cosa banale. Una ragazza a servizio in una fattoria che scompare, della quale non si è saputo più nulla. Un bambino che si pensò fosse precipitato nel pozzo di una miniera. Alcuni segni bizzarri incisi su una pietra calcarea. Un uomo ucciso dal colpo di una strana arma. Questa è la traccia che debbo seguire. Sì, lei obietterà che per ciascuno di questi fatti sarebbe possibile trovare una spiegazione logica. La ragazza può essere fuggita a Londra o a Liverpool, oppure a New York. Il bambino può trovarsi tuttora nel fondo del pozzo abbandonato. I segni tracciati sulla pietra possono essere il risultato del futile capriccio di qualche vagabondo. Sì, sì, io ammetto tutto ciò. Ma sono certo di possedere la chiave del segreto, perché... Guardi! E sollevò un foglio di carta ingiallita, sul quale lessi le parole... Caratteri tracciati su una pietra calcarea rinvenuta sulle Grey Hills. Notai poi che vi era una parola raschiata, probabilmente il nome di una contea, e lessi una data che risaliva a una quindicina d'anni prima. Più in basso erano tracciati alcuni rozzi caratteri che avevano più o meno la forma di cunei o spade, strani e remoti come quelli dell'alfabeto ebraico. Ora il sigillo! Disse il professore e mi porse una pietra nera, lunga circa 5 centimetri, che assomigliava a un antiquato pressatabacco, ma molto più largo di dimensioni. La sollevai alla luce e con sorpresa vidi ripetuti su di essa i caratteri che avevo appena letto sulla carta. Sì, i caratteri sono gli stessi. I segni sulla pietra calcarea furono tracciati 15 anni fa con qualche sostanza rossa. I caratteri del sigillo, invece, risalgono ad almeno 4.000 anni or sono, e forse a molto prima. Ma è uno scherzo? Domandai. No, non lo è. Non avrei dedicato la mia vita ad uno scherzo. Ho esaminato la sostanza molto attentamente. Una sola persona, oltre a me, conosce l'esistenza di questo sigillo nero. Inoltre, vi sono ancora molte altre cose che mi appaiono incomprensibili. Ma che cosa significa tutto ciò? Io non riesco a capire, professore, a quale conclusione lei voglia arrivare. Cara signorina Lally, questa è una domanda che preferirei lasciare senza risposta ancora per qualche tempo. Forse non sarò mai in grado di dire quali segreti nasconda la soluzione del problema. Poche allusioni, il ricordo di tragici fatti avvenuti in un villaggio, pochi segni tracciati con qualche sostanza rossa su una pietra, un antico sigillo... Tutto ciò costituisce una bizzarra serie di indizi da seguire, vero? Potrei riunire una mezza dozzina di prove nell'arco di 20 anni o poco più. Ma chi sarebbe in grado di dire quale miraggio o terra incognita può trovarsi al di là di tutto questo? Io sto scrutando attraverso acque profonde, signorina Lally, e dopo tutto le lande che si estendono al di là di esse potrebbero anche essere qualche cosa di indefinito. Continuo però a ritenere che non sia così, e dentro pochi mesi saprò se ho ragione oppure torto. Mi lasciò e da sola tentai di penetrare il mistero, chiedendomi a quale conclusione potessero condurre quegli indizi, quei pochi dati di fatto. Personalmente non sono del tutto sprovvista di immaginazione e avevo buone ragioni per rispettare l'integrità intellettuale del professore. Nel contenuto dei cassetti, tuttavia, vedevo solo del materiale adatto a fantasticherie e mi chiesi invano quale teoria potesse essere fondata su frammenti che mi erano stati presentati. In realtà, in ciò che avevo udito e veduto, avrei ravvisato in seguito il primo capitolo di una stravagante avventura. Nel mio intimo ardevo di curiosità. E giorno dopo giorno osservavo avidamente il volto del professor Gregg, cercando di leggervi qualche segno di ciò che sarebbe avvenuto. Entrammo in argomento una sera dopo a cena. «Spero che lei possa fare i suoi preparativi senza difficoltà», mi disse all'improvviso. «Partiamo entro una settimana, signorina». «Davvero?
E dove andiamo, professore? Ho affittato una casa di campagna nell'Inghilterra occidentale, non lontano da Kerman, una tranquilla cittadina a suo tempo importante, che fu il quartier generale di una legione romana. È una località monotona, ma la campagna è bella laggiù, e l'aria è salubre. Nel suo sguardo percepì un guizzo e pensai che il trasloco improvviso avesse a che vedere con la nostra conversazione di alcuni giorni prima. Prenderò con me soltanto alcuni libri, tutto il resto rimarrà qui fino al nostro ritorno. Ho preso una vacanza e per qualche tempo non mi spiacerà abbandonare i vecchi reperti e le cartacce. Sa, è da 30 anni che mi scervello sui dati di fatto ed è tempo che io lasci un po' di spazio all'immaginazione. I giorni trascorrevano rapidamente e mi rendevo conto che il professore fremeva di represso eccitamento e quando lasciammo la vecchia residenza fuori città per intraprendere il nostro viaggio non ebbi dubbi sull'ardore del suo sguardo. Partimmo a mezzogiorno e verso il crepuscolo raggiungemmo una piccola stazione ferroviaria di campagna. Ero stanca ed emozionata e ora ricordo il tragitto percorso come in un sogno. Dapprima imboccammo le stradicciole deserte di un villaggio dimenticato, mentre udivo il professor Gregg parlare della legione augustea, del clamore delle armi e del fasto al seguito dei labari. Poi vedemmo il largo fiume che scorreva in piena nell'ultimo bagliore tremolante del crepuscolo sull'acqua giallastra, l'immensa prateria, i campi di grano che sbiancava e il sentiero serpeggiante sul pendio tra le colline e l'acqua. Quando finalmente cominciammo a salire, l'aria divenne più rarefatta. Guardai verso il basso e vidi la foschia che scendeva sul fiume come un velo e una campagna indistinta e ombreggiata. Erano immagini quasi fantastiche di colline ondulate, di boschi abbarbicati, contorni semiabbozzati di lontane alture e in distanza il riverbero del fuoco che usciva da una fornace sulla montagna e avvampava di volta in volta in uno splendente colonnato di fiamma che poi si riduceva in una smorzata gradazione di rosso. Stavamo risalendo lentamente una strada carrozzabile e in quel momento avvertì il soffio di una brezza leggera. Il mistero della foresta sovrastante. Ebbi l'impressione di vagare nei suoi meandri più reconditi e udii un rumore d'acqua sgocciolante, il profumo delle foglie verdi e la brezza della notte estiva. Finalmente la nostra carrozza si arrestò e a malapena potei distinguere la sagoma della casa mentre sostavo per un attimo davanti al colonnato della veranda. Il resto della serata trascorse come in un sogno fatto di cose strane, confinate nel grande silenzio del bosco, della vallata e del fiume. La mattina successiva, quando mi svegliai e guardai fuori dalla finestra d'arco dell'ampia e antica stanza da letto, scorsi una regione del tutto misteriosa, sotto un cielo grigio. La lunga e ridente vallata con il fiume che serpeggiava verso il basso, attraversato nel mezzo da un ponte medievale in pietra, a volte e a pilastri, la limpida presenza del terreno che si innalzava al di sotto e i boschi che la sera precedente avevo visti solo nell'ombra, tutto sembrava avvolto in un incantesimo e la leggera brezza che ispirava attraverso la finestra aperta non aveva nulla in comune con il solito vento. Guardai da un capo all'altro della vallata e oltre le colline che si susseguivano come onde, dove un'impercettibile colonna di fumo si levava ancora nell'aria mattutina del camino di un'antica fattoria grigia. Vidi un'altura irregolare coronata da scuri abeti e in distanza la bianca linea di una strada che saliva per poi scomparire verso qualche remota contrada. Il limite di tutto ciò era rappresentato da un'enorme parete montagnosa che si estendeva ad occidente e che, come una fortezza, terminava in un'erta salita e in un tumulo a forma di cupola che si stagliava nel cielo. Vidi il professor Gregg che camminava su e giù sulla terrazza sotto le finestre. Era evidente che stava godendosi quella sensazione di libertà, la consapevolezza di aver dato per un certo tempo l'addio al suo lavoro di ogni giorno. Lo raggiunsi e mentre mi indicava la curva della vallata e il fiume che si snodava tra quelle graziose colline, avvertì l'esultanza della sua voce. «Sì, è una regione di strana bellezza e almeno a me
appare piena di mistero. Non ha dimenticato il cassetto che le ho mostrato, vero, signorina Lally? E avrà immaginato che non sono venuto qui solo per amore dei bambini o dell'aria pura. Credo d'aver immaginato anche di più, professore. Ma lei non deve dimenticare che non conosco la vera natura delle sue ricerche e che anche l'analogia tra tali ricerche e questa meravigliosa vallata esula dalle mie possibilità di immaginazione. Egli mi sorrise in modo strano. Lei non deve credere che io faccia il misterioso per pure amore del mistero. Non parlo apertamente perché fino ad ora non c'era nulla da dire. Nulla di certo, intendo. Nulla che possa essere messo chiaramente per iscritto ed essere ritenuto un dato sicuro, irreprensibile e, beh, noioso come il contenuto di un qualsiasi manuale. C'è poi un'altra ragione che mi induce a tacere. Molti anni or sono, la mia attenzione fu attratta da alcune righe di un giornale letto per caso, e in un attimo i pensieri vaghi e le abbozzate fantasie di molte ore di meditazione e di congetture si concretizzarono nella mia mente in ipotesi determinate. Compresi che stavo percorrendo un terreno precario, la mia teoria era estremamente caotica e fantastica, e per nessuna ragione ne avrei scritto perché fosse stata pubblicata. Pensai però che con l'aiuto di uomini di scienza come me, uomini che comprendevano la portata di una scoperta, consapevoli del fatto che anche il gas che arde nei luoghi pubblici e brilla di luce incerta era stato a suo tempo un'ipotesi azzardata, avrei potuto arrischiarmi a parlare del mio sogno, di Atlantide, diciamo, o della pietra filosofale, o di ciò che più le piace, senza temere di rendermi ridicolo. Mi accorsi di essermi grossolanamente sbagliato. I miei amici mi guardarono e mi guardarono tra loro senza espressione e negli sguardi che si scambiarono potei ravvisare compatimento e talvolta anche un insolente disprezzo. Il giorno dopo uno di essi mi chiamò e insinuò che io risentissi dell'eccessivo lavoro e soffrissi di un esaurimento nervoso. In poche parole, gli dissi, lei ritiene che io stia impazzendo? Personalmente non lo credo! E aggiunsi questo cercando di dimostrarglielo con un certo calore. Giurai che a partire da quel giorno non avrei più confidato la mia teoria ad anima viva e a nessuno, tranne a lei, signorina, ho mostrato il contenuto di quel cassetto. Dopotutto, può darsi che io stia inseguendo una chimera, questo è vero, che io sia tratto da un inganno e da un insieme di coincidenze. Ma da quando mi trovo qui, in questa mistica calma, in questo silenzio tra boschi e colline selvagge, sono più che mai certo di essere sulla buona pista. Venga, è ora di rientrare. Quella conversazione provocò in me un misto di stupore e di eccitamento, perché sapevo quanto il professor Gregg fosse solitamente cauto e si muovesse nelle sue ricerche saggiando ogni centimetro di terreno, senza mai arrischiare affermazioni che mancassero di prove sicure. Eppure, più dal suo sguardo e dal calore del suo tono che dalle sue parole, indovinavo che egli aveva quasi costantemente nel pensiero la visione di una qualche cosa di incredibile. E io, che pur non mancando di immaginazione, ero alquanto scettica, colpita da quell'idea irreale, non potei fare a meno di domandarmi se per caso non stesse seguendo un'idea fissa, escludendo da questa idea tutto il metodo scientifico che aveva sempre seguito. Tuttavia, nonostante quest'idea misteriosa che mi perseguitava, fui totalmente soggiogata dalla bellezza della regione. Sul lato della collina a monte della casa scolorita iniziava la grande foresta, una lunga linea scura visibile dalle colline situate sul lato opposto, che per molte miglia si estendeva lungo il fiume da nord a sud e lasciava il posto a nord a una zona ancora più selvaggia, costituita da nude colline e aspre distese di terra. Era un territorio strano ed inesplorato che gli inglesi conoscevano meno del cuore stesso dell'Africa. Solo lo spazio di un
paio di campi scoscesi separava la casa dalla foresta e i bambini erano felici di seguirmi lungo gli interminabili sentieri del sottobosco, tra gli armoniosi filari di faggi lucenti, fino al punto culminante della foresta stessa, da dove lo sguardo poteva spaziare da un lato attraverso il fiume e la zona che si estendeva in direzione della grande parete della montagna d'occidente, e dall'altro lungo la distesa ondulata e inclinata degli innumerevoli alberi della foresta, sopra i prati pianeggianti e il chiaro maro lucente verso l'indistinta costa sottostante. Di solito sedevo in quel punto, sul tiepido tappeto erboso, sotto il sole che illuminava le tracce della strada romana, mentre i due bambini correvano nei dintorni gareggiando nella ricerca di spinose ginestre che crescevano qua e là sugli argini, laggiù sotto il cielo di un azzurro profondo con grandi nuvole che sembravano rotolare dal mare alle colline come vele gonfie di antichi galeoni. E io godevo esclusivamente della gioia di vivere, ricordando quelle cose misteriose solo quando ritornavo a casa e trovavo il professor Greg silenzioso nella piccola stanza che aveva adibito a studio, oppure intento a percorrere la terrazza con lo sguardo paziente ed entusiasta del ricercatore. Una mattina, circa 8 o 9 giorni dopo il nostro arrivo, guardai fuori dalla finestra e vidi l'intero panorama trasformato. Le nubi a occidente si erano abbassate e nascondevano la montagna, mentre da sud soffiava un vento che portava la pioggia sulla vallata in mobili colonne. Il piccolo ruscello che scorreva sulla collina a valle della casa era ora agitato come un torrente rosso in fuga verso il fiume. Fummo costretti a rimanere in casa e, dopo essermi occupata dei miei allievi, sedetti nel soggiorno dove i resti di una biblioteca riempivano ancora un mobile antiquato. Ne avevo ispezionato i ripiani 1 o 2 volte, ma il loro contenuto non mi aveva interessata. C'erano volumi di sermoni del XVIII secolo, un vecchio libro sul mestiere di maniscalco, una raccolta di poemi di autori noti, La Connection di Prideaux, e un volume scompagnato di Pope. Insomma, si aveva l'impressione che da quella libreria fosse stata tolta ogni cosa interessante o di valore. In quel momento, tuttavia, malinconica com'ero, cominciai ad esaminare nuovamente le rilegature in pergamena o in pelle di vitello e con mia grande gioia scoprii un antico volume in quarto edito da Stefani, contenente i 3 libri di Pomponio Mela, De Situ Orbis e altri scritti di antichi geografi. Conoscevo abbastanza il latino per cavarmela nella lettura di una frase comune e fui subito attratta dal bizzarro miscuglio di realtà e di fantasia che conteneva, come l'accenno alla luce che brilla solo su una piccola parte del mondo e più oltre la descrizione di nebbie, ombre e orribili forme. Scorrendo la nitida stampa delle pagine, la mia attenzione fu attratta dal titolo di un capitolo di Solino e lessi: Mira de intimis gentibus libie, de lapide ex contalito. I prodigi del popolo che abita all'interno della Libia e la pietra chiamata 60. Incuriosita da quello strano titolo, cominciai a leggere e tradurre. Questa gente vive in luoghi remoti e segreti e celebra strani riti su impervie colline. A parte il volto, nulla hanno in comune con gli uomini. Le umane usanze sono loro del tutto sconosciute e odiano il sole. Più che parlare, questi esseri sibilano. I suoni che emettono sono aspri e non possono essere uditi senza paura. Si vantano di possedere una pietra che chiamano 60 perché affermano che presenta 60 caratteri. Essa ha un nome misterioso e impronunciabile: Ixaxar. Io risi dell'incongruenza di quanto avevo letto, pensando che potesse adattarsi a Sinbad il marinaio o qualche altro personaggio delle notti. Nel corso della giornata, quando incontrai il professor Greg, gli raccontai della scoperta che avevo fatta e del fantastico reperto che avevo letto. Sorprendendomi molto, egli mi guardò con espressione molto interessata. «La cosa è davvero assai strana. Non ho mai pensato che valesse la pena di leggere le opere degli antichi geografi e può darsi che io abbia perduto molto. Dunque è questo il passaggio, vero? Sono mortificato di privarla di questo suo svago, ma credo proprio che dovrò portarle via il volume». Il giorno successivo il professore mi chiamò nel suo studio. Era seduto al tavolino in piena luce, intento ad osservare molto attentamente qualche cosa con l'aiuto di una lente d'ingrandimento. «Signorina Lally, desidero che lei mi aiuti con i suoi occhi. Questa lente è abbastanza buona, ma non come quella vecchia che ho lasciato in città.
Le spiacerebbe esaminare questo oggetto e dirmi quanti caratteri vi sono incisi?» Mi porse ciò che teneva in mano e vidi che si trattava del sigillo nero che mi aveva mostrato a Londra. Il mio cuore cominciò a battere forte e pensai che finalmente stavo per apprendere qualche cosa. Presi in mano il sigillo e, sollevandolo alla luce, contai gli strani caratteri a forme cuneiforme che vi erano incisi. «Mi pare siano 62. 62? È impossibile! Ah, capisco che cosa ha fatto. Lei ha contato questo segno e anche quell'altro!» E indicò due segni che erroneamente avevo scambiato per caratteri. «Sì, sì, si tratta senza dubbio di graffi incisi accidentalmente, me ne sono reso conto subito. Sì, allora è giusto. Grazie, signorina Lally.» Stavo andandomene, piuttosto delusa all'idea di essere stata chiamata unicamente allo scopo di contare quei segni sul sigillo. Quando all'improvviso mi tornò in mente ciò che avevo letto in mattinata. «Ma professor Gregg, il sigillo! Il sigillo! Questa è la pietra Execontalitos di cui scrive Solino! È l'Ixaxar!» «Sì, suppongo che lo sia, a meno che si tratti di una semplice coincidenza. In questo genere di cose, infatti, le coincidenze sono la rovina dello studioso.» Me ne andai, perplessa dopo quanto avevo udito e più che mai incapace di scoprire l'indizio fondamentale in quel labirinto di casi bizzarri. Il cattivo tempo si protrasse per 3 giorni e la pioggia si alternò ad una fitta nebbia sottile e umida. Avevamo l'impressione di essere avvolti in una nube bianca che velasse il mondo intero davanti a noi. Il professor Gregg rimase sempre chiuso nella sua stanza, apparentemente poco incline a dare confidenza o di parlare. Lo udivo camminare su e giù con passi rapidi e inquieti, come se fosse insofferente di quell'inattività. Al mattino del quarto giorno il tempo si ristabilì e a colazione il professor Gregg disse vivacemente: «Abbiamo bisogno di un aiuto supplementare in casa, un ragazzo di 15 o 16 anni. Ci sono parecchi lavoretti che prendono molto tempo le cameriere e che un ragazzo potrebbe sbrigare molto meglio.» «Le cameriere non si sono mai lamentate, signore. Anzi, Anne mi ha detto che qui ha molto meno da fare che a Londra, perché c'è poca polvere.» «Sì, sì, sono delle ottime figliole, ma penso che sarebbe meglio assumere un ragazzo. In realtà è questo pensiero che mi ha assillato negli ultimi 2 giorni.» «Assillato lei?» domandai stupita, dato che, per dire il vero, non si era mai minimamente interessato alle faccende di casa. «Sì, vede, è per via del tempo. A causa di questa nebbia non era possibile uscire, perché non conoscendo molto bene la zona mi sarei sicuramente sperduto. Ma stamane andrò senz'altro a cercare un ragazzo.» «Ma come fa a sapere che nei dintorni abita un ragazzo che possa fare al caso suo?» «Oh, io non ho dubbi in proposito. Dovrò forse camminare per 1 miglio o 2 al massimo, ma sono certo che troverò la persona che cerco.» Pensai che stesse scherzando, ma il tono della sua voce, pur essendo abbastanza leggero, aveva qualcosa di severo e di deciso che mi lasciò perplessa. Il professore prese il suo bastone, si soffermò sull'uscio guardando meditabondo davanti a sé e, quando attraversai l'atrio, mi chiamò. «A proposito, signorina Lally, volevo dirle una cosa. Immagino che lei abbia udito raccontare che molti di questi giovani di campagna non sono dotati di intelligenza pronta. Idioti sarebbe un termine troppo crudo e di solito vengono definiti sempliciotti o qualche cosa del genere. Spero che a lei non dispiaccia se il ragazzo che porterò con me non si rivelerà molto brillante. Sarà del tutto innocuo, naturalmente, e del resto la lucidatura delle scarpe non richiede un grande sforzo mentale.» Così dicendo, se ne andò, allontanandosi a grandi passi lungo la strada che conduceva verso il bosco e lasciandomi attonita. Fu allora che il mio stupore cominciò a mescolarsi a una sensazione di paura, senza che ne conoscessi l'origine e potessi spiegarmene la ragione. Ma per un attimo avvertì come il gelo della morte e quel vago terrore dell'ignoto che è peggiore della morte stessa. Cercai di riprendere coraggio respirando la dolce brezza proveniente dal mare, nell'aria limpida dopo la pioggia. Ma ebbi l'impressione che il mistico bosco che mi circondava si oscurasse. La visione del fiume che serpeggiava tra i canneti e l'argenteo grigio del vetusto ponte divennero nella mia mente i simboli di un vago terrore, così come avviene ad un bambino che teme cose familiari e inoffensive. Il professor Gregg fece ritorno dopo 2 ore. Lo incontrai mentre scendeva lungo il sentiero e gli domandai pacatamente se era riuscito a trovare il ragazzo che cercava. «Sì, l'ho trovato abbastanza facilmente. Si chiama Gervase Craddock e penso che si renderà molto utile.»
Suo padre è morto da molti anni e sua madre, che ho conosciuta, sembra felice alla prospettiva di vedere entrare in casa qualche scellino in più. Come mi attendevo, non è molto sveglio. Sua madre mi ha detto che talvolta soffre di attacchi nervosi, ma dato che non potremo e non dovremo affidare a lui la porcellana, la cosa non ha molta importanza, non le pare? Comunque, non è pericoloso, ma solo un po' debole di mente. Quando verrà, signore? Domattina alle 8. Ann gli spiegherà ciò che deve fare e come farlo. Nei primi tempi tornerà a casa sua ad ogni sera, ma può darsi che in definitiva sia meglio per lui dormire qui e andare a casa alla domenica. Non trovai nulla da ridire. Il professor Greg parlava in tono pacato, come in realtà richiedeva l'argomento. Tuttavia, non riuscii a liberarmi da quella sensazione di stupore relativa all'insieme della faccenda. Sapevo che in realtà non c'era bisogno di nessun aiuto e la previsione del professore, secondo cui il ragazzo che stava per assumere avrebbe potuto rivelarsi un po' sempliciotto, come di fatto era avvenuto, mi colpì per la sua bizzarria. Il mattino seguente appresi dalla donna di servizio che il giovane Craddock era arrivato alle 8 e che essa stava cercando di spiegargli come rendersi utile. «Non mi pare del tutto normale, signorina», fu il commento della donna, e più tardi, nel corso della giornata, lo vidi mentre aiutava il vecchio giardiniere. Era un ragazzo di circa 14 anni, con capelli e occhi neri, la carnagione olivastra, e dalla strana vacuità del suo sguardo mi resi subito conto che era debole di mente. Quando gli passai accanto, si toccò goffamente la fronte e lo udì rispondere al giardiniere con voce strana e aspra che attrasse la mia attenzione perché mi parve che provenisse dalle profondità della terra. Più che una voce, era un sibilo, simile a quello della puntina che gira sul disco di un grammofono. Vidi che sembrava ansioso di fare del suo meglio, che era assai docile e obbediente, e Morgan, il giardiniere, che conosceva la madre del ragazzo, mi assicurò che questi era assolutamente innocuo. «È sempre stato un po' strano e non c'è da meravigliarsene, dopo quanto ha sofferto sua madre prima che lui venisse al mondo. Ho conosciuto bene anche suo padre, Thomas Craddock. Anche lui era un gran lavoratore. Ci bruscò un malanno ai polmoni lavorando nell'umidità dei boschi e non ne guarì più e morì quasi all'improvviso. Raccontano che la signora Craddock fu sul punto di impazzire. Ad ogni modo fu trovata dal signor Hillier e Ty Koch lassù sulle Grey Hills. Era del tutto raggomitolata su se stessa, urlava e piangeva come un'anima smarrita. Gervas nacque circa 8 mesi dopo e come le dicevo è sempre stato un po' strano. Raccontano che subito dopo aver fatto i primi passi spaventasse già gli altri bambini con dei sibili e dei suoni che emetteva. Nel discorso del vecchio giardiniere vi era una parola che aveva suscitato in me un vago ricordo e, alquanto incuriosita, gli domandai dove fossero le Grey Hills. «Lassù, oltre il luogo chiamato la Volpe e i Cani e la foresta, accanto alle antiche rovine. È un luogo strano, circa 5 miglia da qui. Dicono che si tratti della terra più povera tra qui in Monmouth, benché sia ritenuto un buon pascolo per le pecore. Già per la povera signora Craddock fu una cosa assai triste». Il vecchio tornò al suo lavoro e io discesi il sentiero tra filari di vetusti alberi nodosi e deformati dagli anni, ripensando a ciò che avevo udito e cercando le parole che mi avevano colpita. Le trovai subito. Avevo letto la frase Grey Hills sul pezzo di carta ingiallita che il professor Greg aveva tratto dal cassetto della sua scrivania. Fui nuovamente assalita da una sensazione di curiosità mista a timore, ricordai gli strani caratteri tracciati sulla pietra calcarea e ancora una volta la loro analogia con l'iscrizione dell'antico sigillo e la fantastica descrizione del geografo latino. E mi resi conto subito che, se il caso non era il regista di quello scenario disponendo con singolare arte tutti quei bizzarri avvenimenti, stavo per essere spettatrice di cose tutt'altro che comuni. Giorno dopo giorno continuavo ad osservare il professor Greg. Mi sembrava sempre più pensieroso e ardente d'impazienza e alla sera, quando il sole calava sulla cima della montagna, percorreva la terrazza in lungo e in largo con gli occhi fissi a terra, mentre la vallata si velava di nebbia biancastra e la calma della sera avvicinava le voci più lontane e il fumo azzurro si levava in una colonna diritta dal camino sfaccettato della grigia fattoria, proprio come lo avevo visto la prima mattina trascorsa in quel luogo.
Ho già detto che ero scettica per natura, ma benché comprendessi poco o nulla di ciò che stava accadendo, cominciai ad avere paura, ripetendo inutilmente a me stessa i noti dogmi della scienza, secondo i quali la vita è solo materia e nel sistema delle cose non vi sono terreni inesplorati, persino al di là delle costellazioni più remote, dove il sovrannaturale può trovare il suo spazio. Pensavo tuttavia che la materia in realtà è orribile e ignota, quanto lo spirito che la scienza stessa non poteva che soffermarsi sulla sua soglia per avere solo una fugace visione delle meraviglie al di là di essa. Una sola giornata fu diversa dalle altre e fu come un sinistro segnale rosso che preannunciava il male che doveva seguire. Ero seduta su una panca in giardino e osservavo il giovane Craddock intento a sarchiare, quando, all'improvviso, fui spaventata da un suono aspro e soffocato, simile al lamento di un animale selvatico che soffre, e fui colpita nel vedere l'infelice ragazzo in piedi davanti a me con il corpo scosso da brividi. Si dibatteva a brevi intervalli, come se fosse attraversato da scosse di corrente elettrica, mentre la bava gli saliva alle labbra, gli grignava i denti e il lutto sul suo volto diveniva scuro e gonfio, somigliante ad un'orrenda maschera dell'umanità. Gridai terrorizzata e il professor Gregg accorse. Gli indicai Craddock e questi cadde con un brivido convulso, con il volto in avanti e giacque sul terreno bagnato, mentre il suo corpo si contorceva come quello di un bruco ferito e un balbettio incomprensibile usciva dalle sue labbra, simile ad un sibilo. Sembrava pronunciare parole di un gergo abominevole, parole che avrebbero potuto appartenere ad una lingua morta, sepolta nelle profondità del fango nilotico e negli anfratti segreti della foresta messicana. Mentre le mie orecchie si ribellavano a quel clamore orribile, pensai che doveva trattarsi della lingua parlata nell'inferno. Poi gridai ancora e fuggì rabbrividendosi nell'intimo del mio essere. Avevo osservato il volto del professor Gregg mentre si chinava sull'infelice ragazzo, sollevandolo, e mi aveva spaventato la luce d'esultanza che illuminava la sua espressione. Mentre me ne stavo seduta in camera mia, con le imposte chiuse e le mani sugli occhi, udii al piano superiore un suono di passi pesanti. In seguito avrei saputo che il professor Gregg aveva trasportato Craddock nello studio e aveva chiuso la porta a chiave. Ma in quel momento, udendo quei mormori indistinti, cominciai a tremare, pensando a ciò che stava avvenendo a pochi passi da me. Sentii il desiderio di fuggire verso il bosco, verso la luce del sole, ma temevo la vista di ciò che avrei potuto incontrare. Alla fine, mentre stavo per afferrare nervosamente la maniglia della porta, la voce del professore mi chiamò in tono incoraggiante. «Va tutto bene, signorina Lally! Il povero ragazzo sta meglio e ho provveduto affinché da dopodomani rimanga a dormire qui. Forse sono in grado di fare anche qualche cosa per lui!» «Sì, è stato uno spettacolo penoso e non mi meraviglio che lei si sia spaventata. Speriamo che una buona alimentazione gli sia di giovamento, ma temo che non potrò mai guarire completamente quel ragazzo.» E affettò la triste e convenevole espressione di chi parla di una malattia incurabile. Sotto a quel tono, però, percepì una gioia che lo faceva vibrare, che lottava per manifestarsi. Era come se qualcuno, osservando la piatta superficie del mare, chiara e immobile, riuscisse a vedere, al di sotto degli abissi tumultuosi, una burrasca di flutti. In realtà per me il fatto che quell'uomo, che con tanta bontà mi aveva sottratta agli artigli della morte, che in ogni sua manifestazione si era dimostrato tanto benevolo e pietoso, potesse in quell'occasione schierarsi così decisamente dalla parte del male, traendo quasi un cinico piacere dai tormenti di una povera creatura, rappresentava un enigma tormentoso. In cuor mio cercavo una soluzione al problema, senza trovare peraltro il minimo indizio, circondata com'ero dal mistero e dalla contraddizione. Non trovavo nessun elemento che potesse aiutarmi e mi chiesi se dopo tutto non fossi sfuggita alla nebbia biancastra dei sobborghi di Londra a un prezzo che stava rivelandosi troppo alto. Confidai in parte questi miei pensieri al professore, gli dissi abbastanza perché si rendesse conto che ero profondamente turbata, ma subito dopo, vedendo il suo volto sconvolto da uno spasmo di dolore, me ne pentii. «Cara signorina Lally, lei non vorrà per caso lasciarci, vero?» «No, no, lei non lo farebbe. Non può immaginare quanto assegnamento io faccia su di lei, con quanta serenità io continui a lavorare, tranquillizzato dal fatto che lei si trova qui e si occupa dei miei bambini. Lei, signorina Lally, rappresenta la mia retroguardia, perché, mi permetta di dirglielo, la faccenda in cui sono impegnato non è del tutto scevra da pericoli. Lei,
Lei non avrà dimenticato, spero, ciò che le dissi la prima mattina del nostro soggiorno in questo luogo. Le mie labbra rimarranno sigillate per una vecchia e ferma decisione fino a quando non potranno schiudersi per dire cose che non siano unicamente delle vaghe ipotesi o abili congetture, ma fatti irrefutabili, reali, quanto una dimostrazione matematica. Ci pensi, signorina Lally? Non vorrei, nemmeno per un attimo, tentare di trattenerla contro la sua volontà, ma le dico francamente di essere convinto che il suo posto è qui, tra questi boschi. Toccata dall'eloquenza del suo tono e ricordando che quell'uomo, dopo tutto, mi aveva salvato la vita, gli tesi la mano, promettendogli di servirlo lealmente e senza fare domande. Pochi giorni dopo, venne a trovarci il parroco della nostra chiesa, una chiesetta grigia, severa e antiquata, che si ergeva proprio in riva al fiume, e il professor Greg lo convinse facilmente a restare per dividere la nostra cena. Il signor Merrick apparteneva a una vecchia famiglia di nobili di campagna, la cui residenza era situata sulle colline a circa 7 miglia da noi. Essendo nato sul posto, il parroco era una miniera di informazioni, sapeva tutto sulle vecchie usanze, gli avvenimenti e le credenze tradizionali di quella regione. Il suo cortese modo di fare, non scevro da una dose di riservata originalità, conquistò il professor Greg e al momento del formaggio, dopo che un ottimo borgogna aveva cominciato a far sentire i suoi magici effetti, il volto dei due uomini aveva lo stesso colore del vino ed essi discutevano di filologia con l'entusiasmo che può avere un elettore parlando di candidati. Il parroco stava spiegando la pronuncia della doppia E gallese ed emetteva suoni che lo somigliavano al gorgoglio dei suoi ruscelli nativi, quando il professor Greg lo interruppe. «A proposito, l'altro giorno ho udito un vocabolo assai strano. Lei conosce il ragazzo che lavora qui da me, Gervas Craddock? Ebbene, ha preso la cattiva abitudine di parlare da solo e l'avantieri, mentre passeggiava in giardino, ho udito qualcosa. Evidentemente non si rendeva conto della mia presenza e non fu in grado di capire molto di ciò che diceva, ma fui colpito in modo particolare da una delle parole che pronunciò. Quella parola aveva uno strano suono tra il sibilante e il gutturale, bizzarro quanto le doppie E di cui lei ha appena parlato. Non so se sono in grado di darle l'idea di quel suono. Ishakshar è forse quello che si avvicina maggiormente a quello che mi pare abbia detto. Ma il K dovrebbe essere il greco chi o una J spagnola. Ora, che cosa significa questa parola in gallese? In gallese? Nella lingua gallese non esiste una parola del genere, né alcuna parola che le assomigli lontanamente. Conosco bene il libro gallese, come lo chiamano, e i dialetti di uso corrente meglio di chiunque altro, professor Greg. Ma ad Anglesey, a Husk, non esiste un vocabolo simile. Inoltre nessuno dei Craddock parla il gallese, e dal resto tale lingua, da queste parti, va via via scomparendo. Davvero? Ciò mi pare assai interessante, signor Merrick. Le confesso che la parola non mi ha colpito per il suo suono gallese. Ho pensato piuttosto che potesse trattarsi di una corruzione locale. Oh, no, professore, le ripeto che non ho mai udito una parola simile, né alcuna parola che le assomigli. In realtà, se appartenesse a qualche lingua, dovrei dire che si tratta di quella delle favole, le Tylwyth Teg, come noi le chiamiamo. La conversazione continuò a proposito della scoperta avvenuta nelle vicinanze di una villa romana. Subito dopo lasciai la stanza e sedetti in disparte per riflettere sulla coincidenza di un certo indizio. Mentre il professore parlava dello strano vocabolo, avevo colto l'occhiata che mi aveva lanciata e sebbene lo avesse pronunciato in modo estremamente grottesco, in esso avevo riconosciuto il nome della pietra con i 60 caratteri menzionata dal Solino. Avevo pensato anche al sigillo rinchiuso in qualche cassetto segreto dello studio, inciso per l'eternità dagli appartenenti ad una razza scomparsa con segni che nessuno era in grado di decifrare, segni che, per quanto ne sapevo, avrebbero potuto celare fatti terribili, avvenuti e dimenticati molto tempo prima che le colline della regione prendessero la loro forma. La mattina del giorno successivo, quando scesi, trovai il professor Greg che, come sempre, passeggiava avanti e indietro per la terrazza e quando mi vide disse
Guardi il ponte, ne osservi il singolare disegno gotico, gli angoli tra gli archi e il grigio argenteo della pietra nella maestosità della luce mattutina. Le confesso, signorina Lalli, che una visione simile ha per me qualcosa di simbolico e penso che potrebbe illustrare in una mistica allegoria il passaggio da un mondo all'altro. Professor Gregg, è ora che io sappia qualche cosa di quanto è accaduto oppure sta per accadere? Egli sviò il discorso, ma la sera stessa gli rinnovai la domanda ed egli proruppe eccitato: «Ma allora non capisce? Eppure le ho detto molto, sì, e le ho anche mostrato molte cose. Lei ha udito quasi tutto ciò che io ho udito e ha visto tutto ciò che io ho visto, o perlomeno abbastanza per rendere le cose chiare come la luce del giorno. Le donne di servizio le hanno detto senza dubbio che la scorsa notte l'infelice Craddock ha avuto un altro attacco. Mi ha svegliato con i lamenti che lei ha già udito in giardino. Dio la preservi dal vedere ciò che ho visto quando sono andato da lui. Ma tutto ciò è inutile. Il mio soggiorno in questo luogo sta per concludersi. Devo essere di ritorno in città entro 3 settimane, perché ho una serie di conferenze da preparare e ho bisogno di avere tutti i miei testi a portata di mano. Tra pochi giorni tutto sarà concluso. Non dovrò più accontentarmi di abbozzare supposizioni e nemmeno rischiare di espormi al ridicolo come un pazzo oppure un ciarlatano. No, parlerò chiaramente e sarò ascoltato con l'emozione che nessun uomo fino ad oggi ha mai saputo destare nell'animo dei suoi simili. Tacque e mi sembrò che dal suo volto traspirasse l'esultanza per una grande, meravigliosa scoperta. Tutto ciò avverrà in seguito, naturalmente, in un futuro prossimo, ma pur sempre nel futuro. Vi è però qualche cosa che resta da fare. Ricorda? Le dissi che le mie ricerche non erano scevre da pericoli. Ebbene, vi è appunto un certo pericolo da affrontare. Prima, quando ne parlavo, non ne conoscevo la portata, perché in un certo senso ero all'oscuro di molte cose. Ma si tratterà di una singolare avventura, l'ultima, che rappresenta anche l'ultimo anello della catena di prove. Mentre parlava, percorreva la stanza e nella sua voce potevo avvertire l'alternarsi dell'esultanza e dello scoraggiamento, o dire quasi del timore. Il timore di un uomo che si avventura nell'ignoto. Pensai all'allusione a Colombo che aveva fatto la notte in cui mi aveva mostrato il suo libro. La sera era un po' fresca e nello studio in cui ci trovavamo era stato acceso un fuoco di legna. Il bagliore delle fiamme e il loro riverbero sulla parete mi facevano pensare ai tempi andati. Sedevo in silenzio su una poltrona accanto al caminetto, riflettendo su tutto ciò che avevo udito, meditando ancora una volta sui segreti che potevano celarsi sotto gli strani avvenimenti di cui ero stata testimone. All'improvviso mi resi conto che nella stanza vi era qualche cosa di mutato, qualche cosa di poco familiare. Mi guardai intorno per un attimo, tentando invano di individuare la trasformazione di cui mi ero resa conto. Il tavolo vicino alla finestra, le sedie, il divano scolorito erano come li avevo visti sempre. Perduta in quella ricerca di ricordi, vidi improvvisamente che un oggetto era fuori posto. Il professore si trovava dalla parte opposta del caminetto, mentre io sedevo di fronte alla scrivania. Su questa era posato un busto dall'espressione assorta, raffigurante Pitt, che prima non vi era mai stato. Ricordai la precedente ubicazione di quel busto. Era sempre stato nella stanza, ma sopra all'armadio, a 4,5 metri dal pavimento, e probabilmente lassù aveva accumulato polvere sin dai primi anni del secolo. Tacqui dapprima stupita, poi smarrita. Per quanto ne sapevo, in casa non c'era una scala, e infatti ne avevo invano chiesta una, allorché avendo voluto sistemare le tende della mia stanza, ne avevo fatto richiesta. Per un uomo alto, anche se fosse salito su una sedia, sarebbe stato impossibile tirar giù il busto che non era sistemato sul bordo del mobile, ma più indietro, contro il muro. Ora, il professor Gregg, in fatto di statura, era perlomeno al di sotto della media. «Come diavolo è riuscito a tirar giù quel Pitt?» domandai alla fine. Il professore mi guardò con espressione incuriosita e sembrò esitare un attimo. «Devono aver trovato una scala, o forse il giardiniere ne ha portata una in casa dall'esterno. No, qui non abbiamo nessuna scala, professore. Ora, signorina Lalli, ecco un piccolo indovinello per lei. Qualche cosa nello stile dell'inimitabile Sherlock Holmes, potrei dire. Ecco i fatti, chiari ed evidenti.
Per risolverlo, faccia quindi appello alla sua acutezza. Per amor del cielo, e non ne parli mai più. Le dico che non ho toccato quell'oggetto. E uscì dalla stanza con un'evidente espressione di orrore sul volto, mentre la sua mano sbatteva la porta alle sue spalle. Mi guardai nuovamente intorno con una sensazione di sorpresa, senza però riuscire a capire che cosa poteva essere accaduto, rendendo vana ogni congettura, con vaghe spiegazioni, e pensando a quali complicazioni poteva condurre il banale spostamento di un oggetto. «Si tratta di una cosa insignificante, di una fantasia che non ho afferrato bene», riflettei. «Forse il professore è superstizioso e la mia domanda deve aver risvegliato in lui dei timori sconosciuti». Come avviene quando si uccide un ragno o si sparge del sale davanti ad uno scozzese economo? Ero immersa in quelle riflessioni e cominciavo a congratularmi con me stessa per la mia immunità da simili shock e paure, quando la verità mi si rivelò di colpo e con gelido terrore mi resi conto che nella stanza doveva essere stata esercitata qualche orribile influenza. Il busto era semplicemente inaccessibile, senza una scala nessuno poteva averlo rimosso. Andai in cucina e, cercando alla meglio di mantenere calma la mia voce, chiesi alla domestica: «Ann, chi ha spostato il busto dell'armadio? Il professore afferma di non averlo mai toccato. Ha forse trovato una vecchia scala in uno dei ripostigli?» La ragazza mi guardò senza espressione. «No, non l'ho mai toccato. L'ho trovato dove si trova ora. L'altra mattina, sì, quando ho spolverato nella stanza, signorina Lally. Ora che ricordo, è successo mercoledì, perché era la mattina successiva alla notte in cui il Craddock si sentì male. Come lei sa, la mia stanza è vicina a quella del ragazzo e fu terribile udire come gridava quel poveretto pronunciando parole che non riuscivo a comprendere. Mi spaventai moltissimo e poi venne il professore, lo udì parlare, fece scendere Craddock nel suo studio e gli diede qualche cosa». «E la mattina del giorno dopo, tu, Ann, hai trovato il busto rimosso?» «Sì, signorina, quando scesi nello studio e aprì la finestra, la stanza era invasa da uno strano odore, anzi si trattava di un cattivo odore, e mi chiesi a che cosa fosse dovuto. Molto tempo fa, quando lavoravo a Londra presso la signora Prince nel quartiere di Stanhope Gate, in un pomeriggio libero mi recai allo zoo in compagnia del mio cugino Thomas Barker. Ci avvicinammo alla gabbia dei serpenti per osservarli e lì avvertii lo stesso tipo d'odore. Ricordo che mi sentii male e chiesi al Barker di portarmi fuori. Come le ho detto, nello studio vi era quello stesso odore e stavo chiedendomi da dove provenisse quando vidi il busto di Pete sulla scrivania del padrone. E allora mi domandai chi l'avrà spostato e come avrà fatto. Mentre spolveravo, osservai l'oggetto e vidi che nel punto in cui non c'era più polvere appariva come una traccia. Ora, l'oggetto non era stato spolverato per anni e la traccia non assomigliava al segno lasciato da dita umane, ma piuttosto ad una macchia ampia ed estesa. Vi passai sopra una mano senza pensare a ciò che facevo e mi resi conto che la macchia era viscosa, appiccicaticcia, come se sopra il busto fosse strisciato una lumaca. Tutto ciò è molto strano, non è vero, signorina? Mi chiedo chi potrebbe aver spostato quel busto e lasciato quella macchia». L'ingenuo parlottare della domestica mi colpì profondamente. Andai in camera mia, mi sdraiai sul letto e mi morsi le labbra per non piangere, assalita dall'angoscia. Dalla confusione e dal terrore ero quasi impazzita dallo spavento. Credo che se fosse stato giorno sarei fuggita, dimenticando tutto il mio coraggio e tutta la riconoscenza che dovevo al professor Gregg, senza più preoccuparmi all'idea di essere destinata ad una morte lenta per inedia, pur di sfuggire a quella cortina di tenebre che sembrava avvolgermi sempre più strettamente. «Se avessi saputo, pensavo, se avessi saputo che cosa temere, avrei potuto difendermi, ma in quella casa solitaria, circondata da antichi boschi e da colline ondulate, avevo l'impressione che il terrore scaturisse in modo incongruente da ogni angolo nascosto ed ero atterrita dai più lievi mormorii che mi pareva sempre di udire. Cercavo invano di fare appello al mio scetticismo, di continuare a pensare con freddo buonsenso che quegli avvenimenti fossero normali. L'aria che entrava dalla finestra aveva qualche cosa di mistico e nell'oscurità sentì il silenzio farsi penoso, oppressivo, come una messa di requiem e tra i canneti vicini al fiume mi parve di intravedere alcune forme strane acquistare la loro consistenza. La mattina dopo, sin dal momento in cui entrai nel tinello, ebbi la sensazione che il misterioso intreccio di avvenimenti stava avviandosi alla conclusione. Il volto del professor Gregg era chiuso, risoluto, ed egli pareva udire a malapena le voci di coloro che gli parlavano. «Esco per una passeggiata piuttosto lunga. Lei non deve attendermi, signorina Lally.
né pensare che mi sia accaduto qualche cosa se non tornerò per l'ora di cena. Recentemente mi sono comportato in modo sciocco. Penso che una passeggiata mi farà bene. Può darsi anche che trascorra la notte in qualche alberghetto, a condizione che ne trovi uno abbastanza comodo e pulito. Lo ascoltai e, conoscendo il suo modo di fare, capì che non era spinto da idee piacevoli né da cose di ordinaria amministrazione. Non sapevo né potevo immaginare dove volesse arrivare, non avevo la minima idea delle sue intenzioni. Tutti i timori della notte precedente mi assalirono di nuovo e mentre egli si trovava ancora sulla terrazza, sorridente, già pronto a mettersi in cammino, lo scongiurai di rimanere e di dimenticare tutti i suoi sogni relativi al continente sconosciuto. «No, no, signorina Lally, ora è troppo tardi. Vestigia nulla retrorsum. Come lei sa, è il motto di tutti i veri esploratori, benché io speri che non sia letteralmente adattabile al caso mio. Lei sbaglia davvero allarmandosi. Io considero questa mia piccola spedizione assai banale e non è più emozionante di una giornata di scavi geologici. Certo comporta qualche rischio, ma non è superiore a quanti ve ne siano nella più normale delle escursioni. Posso permettermi di essere allegro, perché non sto facendo nulla di più pericoloso di quanto possa fare una qualsiasi persona durante le vacanze di Ferragosto. So via, voglio vederla più allegra. Arrivederci dunque, al più tardi a domani». Si avviò rapidamente e lo vidi aprire il cancello che segnava il confine del bosco e poi sparire tra l'ombra degli alberi. L'intera giornata trascorse penosamente. Nell'aria c'era una strana oscurità e ancora una volta mi sentii come prigioniera dell'annoso bosco, come rinchiusa in una remota regione di mistero e di paura. Ogni cosa che mi circondava mi pareva lontana, dimenticata dalla vita esterna. Speravo, temevo. E quando giunse l'ora di pranzo, attesi di udire nell'atrio il passo del professore e la sua voce, esultante per non so quale trionfo. Al mattino, quando la domestica bussò alla porta della mia camera, la chiamai e le domandai se il padrone di casa era rientrato. E quando mi fu risposto che la stanza da letto del professore era rimasta aperta e vuota, mi sentii invadere dalla disperazione. Tuttavia pensai ancora che avesse fatto qualche strano incontro e che sarebbe ritornato per l'ora di colazione, o forse nel pomeriggio, e uscii con i bambini per fare una passeggiata nel bosco. Cercai di fare del mio meglio per giocare e ridere con loro, per allontanare da me quei pensieri pieni di mistero e quel vago timore. Attesi ora dopo ora, mentre i miei pensieri si facevano sempre più cupi e la notte, sopraggiunta di nuovo, mi trovò ancora in attesa. Finalmente, mentre a fatica stavo terminando di cenare, udii all'esterno della casa un suono di passi e una voce maschile. Entrò la donna di servizio, che mi guardò in modo strano. «Se non le spiace, signorina, il signor Morgan, il giardiniere, desidera parlarle un istante!» «Lo faccia entrare!» replicai serrando le labbra. Il vecchio entrò lentamente nella stanza e la cameriera chiuse la porta dietro di lui. «Si sieda, signor Morgan. Che cosa voleva dirmi?» «Ecco, signorina. Ieri mattina, al momento di uscire, il signor Greg mi ha dato un pacchettino, raccomandandomi di non consegnarlo prima delle 8 in punto di stasera, nel caso non fosse tornato a casa prima. Se fosse rientrato, avrei dovuto restituirlo a lui. Sicché, dato che il signor Greg non è ancora qui, come lei vede, penso sia meglio che le consegni il plico, come lui mi ha ordinato». E trasse di tasca un piccolo involto e me lo porse, sollevandolo. Lo presi in silenzio e, vedendo che Morgan era incerto sul da farsi, lo ringraziai, augurandogli la buonanotte, ed egli uscì. Ero rimasta sola nella stanza con il pacchetto in mano. Era avvolto nella carta, ben sigillato e a me indirizzato, con sopra annotate tutte le istruzioni cui aveva accennato Morgan, tracciate nella calligrafia disinvolta e slanciata del professor Greg. Con un ansito ruppi i sigilli e all'interno del pacchetto trovai una busta, anch'essa indirizzata a me, ma aperta, e ne trassi una lettera. «Cara signorina Lally», diceva, «secondo la logica tradizione, la lettura di questo biglietto da parte sua dipenderà da qualche grossolano errore da me commesso e temo un errore che trasformerà queste righe in un addio. È praticamente certo che né lei né nessun altro mi vedrà ancora vivo.
Pensando ad una simile eventualità, ho già steso il mio testamento e spero che lei vorrà accettare questo piccolo ricordo che le è destinato e un ringraziamento sincero per il modo in cui ha unito il suo destino al mio. La sorte che incombe su di me è disperata e tragica, oltre ogni umana immaginazione, ma lei ha il diritto di conoscerla. Cercando nel lato destro del mio tavolo da toilette, troverà la chiave della scrivania, debitamente etichettata. Nel vano del mobile è riposta una grande busta sigillata, indirizzata a lei. Le consiglio di gettarla immediatamente nel fuoco, così facendo dormirà meglio. Se invece desidera conoscere quanto è accaduto, troverà tutto scritto in quel documento. In calce a queste righe c'era la firma del professore, vergata con mano ferma. Girai la pagina e rilessi nuovamente le parole ad una, spaventata e pallida fino alle labbra, con le mani gelate, assalita da un indicibile senso di malessere. Il profondo silenzio della stanza e il pensiero dei cupi boschi e delle colline che mi circondavano da ogni parte mi davano un senso d'oppressione, di insidia e di impotenza, incapace com'ero di pensare e senza sapere a chi rivolgermi per chiedere un consiglio. Finalmente decisi che, se anche la conoscenza mi avrebbe ossessionata per tutta la vita, per tutti i giorni a venire, dovevo scoprire il significato degli angosciosi timori che mi avevano tormentato così a lungo, ergendosi davanti a me grigi, opachi e orribili, come le ombre dei boschi al crepuscolo. Seguì dunque attentamente le istruzioni del professor Gregg e non senza riluttanza ruppi il sigillo della busta e stesi davanti a me il suo manoscritto. Si trattava del documento che porto sempre con me e vedo che non posso rifiutarmi alla sua muta richiesta di leggerlo. Ecco dunque il documento che lessi quella notte, seduta alla scrivania accanto alla lampada. La giovane donna, che aveva detto di chiamarsi Lally, cominciò allora a leggere. Dichiarazione di William Gregg. Molti anni sono trascorsi da quando il primo barlume della teoria che ora è quasi, se non del tutto, divenuta realtà, si fece strada nel mio pensiero. Molte letture eterogenee e sorpassate mi avevano aiutato non poco a prepararne il terreno e più tardi, quando divenni uno specialista in materia e mi immersi nelle ricerche chiamate etnologiche, di quando in quando fui assalito da perplessità nel raffrontare problemi che non collimavano con l'ortodossia scientifica e scoperte che sembravano accennare a qualche cosa di ancor meno accessibile alla ricerca. In particolare mi convinsi che buona parte del folklore del mondo è soltanto una descrizione esagerata di fatti realmente accaduti e fui particolarmente interessato a studiare i racconti delle fate cui credeva la buona gente della razza celtica. A questo punto pensai che avrei potuto individuare le aggiunte e le esagerazioni, l'aspetto fantastico delle cose, dei piccoli esseri vestiti di verde ed oro, vaganti tra i fiori, e credetti di ravvisare una chiara analogia tra il nome attribuito a questa razza, che si suppone essere immaginaria, e la descrizione del loro aspetto e delle loro usanze. Perciò, proprio come i nostri lontani antenati chiamavano belli e buoni gli esseri temuti, appunto perché li temevano, così li avevano vestiti in modo attraente, pur sapendo che la realtà era del tutto contraria. Anche la letteratura aveva cominciato presto a parlarne e aveva contribuito a questa trasformazione. Per cui i gioiosi elfi di Shakespeare sono già molto lontani da quelli originali e l'errore, o d'orrore, è mascherato in una forma di malizia birichina. Nelle favole più antiche, però, ci troviamo su un piano differente e le trame suscettibili di interessare gli uomini seduti davanti al fuoco di ceppi venivano usate in altro modo. In alcune favole che parlavano di bambini, di uomini e donne misteriosamente scomparsi, avevo ravvisato uno spirito completamente diverso. Potevano raccontare che un contadino li avesse visti dirigersi verso qualche collinetta verde ondulata e poi scomparire dalla faccia della terra. C'erano racconti di donne che avevano lasciato il loro bambino tranquillamente addormentato con la porta di casa sbarrata da un pezzo di legno e che al loro ritorno non avevano più trovato il piccolo sasso neroseo e paffuto, ma una creatura magra e avvizzita dalla pelle terrea e dagli occhi neri e penetranti, un bimbo appartenente ad un'altra razza. Ci sono poi miti ancora più oscuri, il terrore della strega e dello stregone, il sinistro peccato del Sabba e l'accenno ai demoni che si univano alle figlie degli uomini. E proprio come abbiamo mitigato la terribile popolazione dei geni, trasformandola in un gruppo di elfi benevoli, così abbiamo celato noi stessi la nera perfidia della strega e delle sue compagne sotto una diablerie popolare di vecchie donne a cavallo di maniche di scopa, seguite da un ridicolo gatto nero.
I greci chiamarono benevole le orrende furie e in seguito le nazioni nordiche ne seguirono l'esempio. Continuai nelle mie ricerche, sottraendo ore di tempo ad altri e più urgenti studi, chiedendomi e supponendo che gli elementi di questa tradizione siano veri, chi erano i demoni che si racconta partecipavano ai Sabba. Non ho bisogno di precisare che trascurai quelle che possono essere chiamate ipotesi sovrannaturali del Medioevo e giunsi così alla conclusione che le fate e i demoni appartenevano alla stessa razza e avevano la stessa origine. Si trattava di invenzioni, senza dubbio, e la fantasia gotica dei tempi antichi aveva contribuito non poco ad esagerare ed alterare i fatti. Tuttavia ero convinto che sotto tutte queste metafore vi fosse un oscuro fondo di verità, anche se, come nel caso di alcuni prodigi provati, esitavo. Mentre avrei dovuto essere molto restio ad accettare qualsiasi specifica sollecitazione dello spiritualismo moderno e considerarlo del tutto privo di verità, non ero del tutto disposto a negare che l'apparenza umana potesse di quando in quando, in un caso su mille forse, costituire il velo di poteri che a noi appaiono magici. Poteri che, pur provenendo dall'alto e conducendo gli uomini più lontano, sono in realtà una sopravvivenza delle profondità dell'essere. Il bacillo e la lumaca hanno poteri che noi non possediamo e io ritenevo possibile la teoria del ritorno allo stato precedente, rendendo così possibile la spiegazione di molte cose che appaiono del tutto inspiegabili. Rimasi quindi sulla mia posizione e avevo delle buone ragioni per credere per quel tanto alla tradizione, e cioè che gran parte dell'originale e intatta tradizione delle cosiddette favole rappresentasse alcune solide realtà. Pensavo che l'elemento puramente sovrannaturale di questa tradizione avesse dovuto essere attribuito all'ipotesi che una razza tagliata fuori dal cammino dell'evoluzione per sopravvivere potesse aver conservato alcuni poteri che a noi appaiono del tutto miracolosi. Tale era la mia teoria e studiando e riflettendo su di essa mi sembrò di trovare conferma da ogni parte. Dai resti di un tumulo su una collina, da un trafiletto in un giornale locale che segnalava una riunione di antiquari in campagna e in genere da ogni tipo di letteratura. Tra gli altri esempi, ricordo di essere stato colpito in Omero dalla frase «uomini dal parlare articolato», come se l'autore conoscesse o avesse sentito raccontare di uomini con una parlata così rozza da poter difficilmente essere definita come articolata, basandomi sull'ipotesi che si trattasse di una razza assai in ritardo in ogni campo, potei facilmente immaginare che uomini di questo genere parlavano forse un gergo solo poco dissimile dai suoni inarticolati emessi dalle bestie. Ero comunque soddisfatto, ritenendo la mia supposizione non troppo lontana dalla realtà. Quando un bel giorno la mia attenzione fu attratta dal trafiletto di un giornale di campagna. Si trattava del breve resoconto di quella che apparentemente poteva identificarsi come una comune tragedia di paese, una giovane ragazza scomparsa misteriosamente e chiacchiere messe in giro a proposito della sua reputazione. Tuttavia potei leggere tra le righe che lo scandalo era puramente ipotetico e con ogni probabilità inventato per spiegare ciò che altrimenti sarebbe stato impossibile spiegare. Una fuga a Londra o a Liverpool, il corpo di una sconosciuta finita con un peso al collo nelle profondità inquinate di uno stagno, in una zona boscosa, o forse un assassinio. Queste erano le ipotesi fatte dai vicini dell'infelice ragazza. Mentre scorrevo pigramente il trafiletto, un pensiero attraversò la mia mente con la violenza di una scossa elettrica. Sopravviveva forse la misteriosa e orribile razza delle colline? Esistevano ancora selvaggi luoghi ossessionati su alture remote? Si ripeteva ancora di quando in quando la diabolica leggenda gotica immutata e immutabile come quella degli scelti in Turania o dei baschi in Spagna? Ho detto che il pensiero aveva attraversato la mia mente con violenza. In realtà trattenni il fiato e mi aggrappai con entrambe le mani ai braccioli della poltrona, sopraffatto da una sensazione mista d'orrore ed esultanza. Era come se uno dei miei confrères scienziati, vagando in un tranquillo bosco inglese, all'improvviso fosse rimasto sbalordito e atterrito dalla presenza dell'ittiosauro, il protagonista delle storie che parlavano di orribili rettili uccisi da valorosi guerrieri, o avesse visto la luce oscurata dall'opterodattilo, il grande drago della tradizione. Tuttavia, nella mia decisa ricerca della conoscenza, il pensiero di una simile scoperta mi riempì di una gioia indescrivibile. Ritagliai il trafiletto del giornale e lo riposi in un cassetto del mio vecchio scrittoio, decidendo che avrebbe costituito solo il primo pezzo di una collezione della più singolare importanza.
Quella sera rimasi seduto a lungo, fantasticando sulle conclusioni alle quali sarei giunto e ripensando alla cosa a mente fredda, la mia fiducia iniziale non venne meno. In ogni modo, quando cominciai a studiare a fondo il caso, mi resi conto che forse stavo costruendo su fondamenta incerte. I fatti potevano anche concordare con l'opinione locale e cominciai a considerare la faccenda con un'attenzione non scevra da riserve. Decisi quindi di restare allerta e mi misi in testa di essere il solo a vigilare e a fare delle ricerche, mentre la maggior parte degli studiosi e dei pensatori rimaneva distratta e indifferente, lasciando forse passare inosservati i fatti più salienti. Trascorsero molti anni prima che mi fosse possibile aggiungere altro materiale al contenuto del cassetto. E in realtà la seconda scoperta che feci non fu molto valida, essendo solo una ripetizione della prima, con la sola variante che si trattava di una lontana e diversa località. Vi fu comunque qualche cosa di positivo, perché nel secondo caso, come nel primo, la tragedia era avvenuta in una regione remota e solitaria, per cui la mia teoria appariva giustificata. La terza scoperta fu assai più importante delle altre. In una regione collinosa, assai lontana da qualsiasi strada principale, era stato trovato il cadavere di un vecchio e accanto a lui era stata abbandonata l'arma del delitto. Questa volta in realtà furono fatte molte chiacchiere e congetture perché l'arma mortale consisteva in una primitiva scura in pietra legata a un manico di legno con stringhe di pelle. La cosa diede lo spunto alle più stravaganti supposizioni. Mentre meditavo sull'avvenuto con una specie di esultanza, si scatenarono le più disparate ipotesi e presi allora la briga di entrare in corrispondenza con il medico locale che era stato citato nell'inchiesta sul caso. Questi, uomo dotato di una certa acutezza, era perplesso e mi scrisse: «In campagna non si dovrebbe parlare di cose simili, ma francamente questo caso presenta alcune inspiegabili enigmi. Venuto in possesso della scura in pietra, la curiosità mi ha spinto a sperimentarne i poteri. Una domenica pomeriggio, mentre la mia famiglia e la servitù erano fuori casa, portai la scura nel giardino e qui, al riparo di un filare di pioppi, tentai di usarla. La trovai per nulla maneggevole. Non so se siano necessari particolari equilibri o qualche esatto adattamento di peso che richiedono una pratica continua, oppure se un colpo efficace possa essere assestato solo grazie a un certo movimento di muscoli, ma posso assicurare che rientrai in casa con una ben scarsa opinione delle mie capacità atletiche. Era come se un uomo inesperto cercasse di usare un martello. La forza che esercitavo sembrava ritorcersi contro di me e mi sentii spingere e respingere con violenza, mentre la scure cadeva a terra, inoffensiva. Un altro giorno ritentai l'esperimento con un esperto boscaiolo della regione, ma quest'uomo, che pure aveva maneggiato la scure per 40 anni, con quell'utensile non poté nulla e fallì ogni colpo nel più comico dei modi. In breve, se la cosa non fosse così supremamente assurda, direi che per 4.000 anni nessuno può aver messo a segno un colpo con quella scure, che d'altronde è stata usata senza dubbio per uccidere il vecchio. Come si può facilmente immaginare, una simile notizia costituiva per me una vera rivelazione. In seguito, quando udii raccontare tutta la storia e appresi che il vecchio aveva chiacchierato su ciò che poteva essere visto di notte in una certa zona collinosa, accennando a prodigi di cui nessuno aveva udito parlare, e poi ancora una mattina era stato trovato morto proprio in quella zona collinosa, la mia esultanza era al colmo, perché sentii che stavo superando le mie previsioni. Il passo successivo fu ancora più importante. Da anni, infatti, ero in possesso di uno straordinario sigillo, un pezzo di pietra nera, opaca, che misurava circa 3,5 cm dall'impugnatura al marchio. Tale marchio era costituito da un rozzo esagono del diametro di 2,5 cm. Nell'insieme si presentava come un largo pressatabacco di fattura antiquata e mi era stato inviato dall'Oriente da un informatore, il quale l'aveva rinvenuto in una località non lontana dall'antica Babilonia. I caratteri che vi erano incisi rappresentavano per me un mistero imperscrutabile. In alcuni dei segni cuneiformi si riscontravano sorprendenti differenze che scoprii al primo sguardo, ma tutti gli sforzi che feci per interpretare i segni eseguiti con la punta di una freccia, basandomi sulle normali regole per decifrare, si rivelarono del tutto inutili. Un simile enigma feriva il mio orgoglio e nei momenti liberi, nel mio studio, prendevo in mano il sigillo nero e lo osservavo con tale insistenza che ogni lettera mi era divenuta familiare, al punto che avrei potuto tracciarne l'iscrizione a memoria senza commettere il minimo errore.
Si può quindi facilmente immaginare la mia sorpresa quando un giorno ricevetti dall'Inghilterra occidentale una lettera e un allegato che mi lasciarono decisamente allibito. Su un foglio di carta vidi accuratamente tracciati gli stessi caratteri incisi sul sigillo nero, senza la minima alterazione. Sopra l'iscrizione, il mio amico aveva annotato: iscrizione trovata su un masso di pietra calcarea delle Grey Hills, nella regione dei Monmouthshire, tracciata con qualche terra rossa e in epoca abbastanza recente. Rilessi la lettera del mio amico, che scriveva: le invio l'iscrizione allegata con le debite riserve. Un pastore, che è passato accanto al masso una settimana fa, giura che sul luogo non vi erano prima iscrizioni di sorta. I caratteri, come ho notato, sono tracciati sul masso con qualche sostanza rossa e sono alti in media 2,5 cm ciascuno. Assomigliano a un certo tipo di carattere cuneiforme, assai alterato, ma una simile ipotesi naturalmente è impossibile. Può trattarsi di uno scherzo o più probabilmente di qualche scarabocchio tracciato dagli zingari, che in questa regione selvaggia sono abbastanza numerosi e che, come lei sa, per comunicare tra loro usano spesso i geroglifici. 2 giorni fa, in seguito ad un incidente assai penoso avvenuto nella zona, mi sono recato sul posto e ho osservato il masso. Scrissi subito al mio amico ringraziandolo del suo invio e chiedendogli in tono casuale di raccontarmi l'incidente cui aveva accennato. Per farla breve, seppi che una donna di nome Craddock, rimasta vedova il giorno precedente, era andata a comunicare la notizia a un cugino che abitava un paio di miglia da casa sua. Per far ciò aveva imboccato una scorciatoia che passava attraverso le Grey Hills. La signora Craddock, che allora era una donna abbastanza giovane, non era mai giunta a casa dal suo parente. A tarda notte un contadino, alla ricerca di una coppia di pecore che dovevano aver lasciato il gregge, si aggirava sulle Grey Hills con una lanterna in mano, seguito dal suo cane. La sua attenzione fu attratta da un rumore che descrisse come una specie di gemito, lugubre e penoso. Guidato da questo gemito, trovò l'infelice donna per terra, raggomitolata su se stessa, accanto al masso di pietra calcarea. La poveretta faceva dondolare il proprio corpo davanti e indietro, lamentandosi e gridando in modo così straziante che il contadino fu obbligato, come raccontò, a tapparsi le orecchie, altrimenti sarebbe fuggito. La donna si lasciò condurre a casa e una vicina andò ad occuparsi di lei. Non cessava di gridare, mescolando il suo lamento a parole di un incomprensibile gergo, e il medico che la visitò la dichiarò pazza. La gente raccontò che era rimasta a letto per una settimana, ora gemendo come un'anima perduta e dannata per l'eternità, ora sprofondata in un sonno comatoso. Si pensò che il dolore per la morte del marito avesse sconvolto la sua mente e il medico non sperava che sopravvivesse. Non ho bisogno di dire che fui estremamente interessato al racconto e feci in modo che il mio amico mi scrivesse regolarmente, dandomi tutti i particolari del caso. Seppi così che nel giro di 6 settimane la donna aveva riacquistato l'uso delle proprie facoltà mentali e che alcuni mesi dopo aveva dato la luce ad un bambino di sesso maschile, al quale era stato imposto il nome di Gervas, il quale purtroppo si era poi rivelato malato di mente. Questi erano i fatti noti agli abitanti del villaggio. Ma per me, mentre impallidivo al pensiero degli atti mostruosi che senza dubbio dovevano essere stati commessi, tutto ciò rappresentava una certezza. Imprudentemente osai accennarne, come se fosse qualcosa di accettato, ad alcuni colleghi scienziati. Ma nel momento stesso in cui parlai, svelando in tal modo il grande segreto della mia vita, rimpiansi di averlo fatto. Con grande senso di sollievo, misto a indignazione, scoprì infatti che i miei timori erano infondati, perché i miei colleghi mi risero in faccia e mi considerarono pazzo. Sia pure con un sentimento di naturale stizza, risi in cuor mio ed ebbi l'impressione, trovandomi tra quelle teste ottuse, di confidare ciò che sapevo al deserto. A questo punto però, sapendone quel tanto, decisi di andare fino in fondo e mi concentrai quindi nello sforzo di decifrare l'iscrizione del sigillo nero. Per diversi anni feci di questo mistero l'unico scopo di miei momenti di libertà, dato che naturalmente la maggior parte del mio tempo era dedicata ad altre mansioni e solo di quando in quando potevo sottrarre un'intera settimana allo studio. Se dovessi raccontare tutta la storia della mia strana ricerca, questo rapporto sarebbe estremamente noioso, perché costituirebbe solo il racconto di un lungo e logorante insuccesso. D'altra parte, ciò che conoscevo a proposito degli scritti antichi mi induceva a pensare di essere ormai preparato alla caccia, come tra me l'avevo sempre definita. Avevo dei corrispondenti tra tutti gli scienziati dell'Europa e in realtà del mondo intero, e non potevo credere che ai nostri giorni nessun carattere, benché antico e confuso, potesse resistere a lungo alla ricerca che stavo per intraprendere.
In verità, avevo ormai dedicato a quegli studi circa 14 anni. I miei impegni professionali aumentavano continuamente, mentre il tempo libero a mia disposizione diminuiva. Ciò senza dubbio ritardava parecchio le mie ricerche, ma quando penso a quegli anni mi stupisco nel constatare quanto vasta fosse la portata della mia indagine riguardante il sigillo nero. Il mio studio divenne un centro di ricerca e di raccolta e di trascrizioni di documenti antichi provenienti da ogni parte del mondo e relativi a tutte le epoche. Avevo deciso che nulla mi avrebbe colto di sorpresa e che avrei ascoltato e seguito il minimo consiglio. Dato però che una dopo l'altra ogni pista si rivelava sbagliata, con passare degli anni cominciai a perdermi d'animo e a chiedermi se il sigillo nero non fosse l'unica reliquia di qualche razza scomparsa dalla Terra senza lasciare traccia del proprio passaggio, come si dice che sia stato di Atlantide in seguito ad un immane cataclisma. E il suo segreto non fosse immerso nel profondo oceano o sepolto nelle viscere della collina. Tale idea frenò un poco il mio entusiasmo e pur perseverando nella mia ricerca non la portai più avanti con la stessa fiducia. Il caso mi venne in soccorso. Mi trovai in un'importante città del nord dell'Inghilterra e ne approfittai per andare a visitare l'unico museo degno di nota che quella città ospitava da qualche tempo. Il conservatore del museo era uno dei miei corrispondenti e mentre stavamo osservando alcuni minerali, uno di questi attrasse la mia attenzione. Era una pietra nera, della misura di alcuni centimetri quadrati, il cui aspetto ricordava un poco quello del sigillo nero. La sollevai negligentemente e stavo rigirandola tra le mani, quando mi accorsi con stupore che sulla parte inferiore vi era un'iscrizione. Affrettando indifferenza, dissi al mio amico conservatore che il pezzo mi interessava e che gli sarei stato oltremodo grato se mi avesse permesso di prenderlo e tenerlo per un paio di giorni. Naturalmente egli non sollevò alcuna obiezione e quindi mi affrettai verso l'albergo, dove constatai che la prima occhiata non mi aveva ingannato. Sulla pietra c'erano due iscrizioni. La prima era incisa con caratteri cuneiformi regolari, mentre la seconda presentava dei caratteri identici a quello del sigillo nero. In quel momento compresi che la mia missione era compiuta. Feci una copia esatta delle due iscrizioni e quando tornai nel mio studio di Londra ed ebbi davanti a me il sigillo nero, potei finalmente risolvere il grande enigma. L'iscrizione incisa sull'esemplare del museo, pur essendo assai strana, non ebbe alcuna rilevanza nella mia ricerca finché la sua traslitterazione non mi consentì di impadronirmi del segreto del sigillo nero. Naturalmente dovetti nuovamente entrare nel campo delle supposizioni ed ebbi qua e là alcune incertezze circa un particolare ideogramma. Un segno che ricorreva molto spesso nell'iscrizione del sigillo e che mi disorientò per molti notti di seguito. Alla fine però il segreto mi si svelò in tutta la sua chiarezza e in inglese potei leggere la chiave dell'orribile mistero della trasmutazione che avveniva sulle colline. Tracciai l'ultima parola dello scritto con una certa difficoltà e poi con dita tremanti e malferme strappai il piccolo pezzo di carta in minutissimi frammenti, li gettai nel caminetto, li guardai ardere e poi annerire nel rosso irreale delle fiamme e infine ne frantumai anche la cenere, riducendola infine in polvere. Fino a quel giorno non avevo mai scritto simili parole, né avverrà mai più che io scriva le frasi che dicono come l'uomo può essere trasformato nuovamente in quel fango da cui proviene ed essere costretto ad assumere le sembianze del rettile. Rimaneva da fare una sola cosa. Ora sapevo, ma desideravo vedere, e dopo un po' affittai una villa nelle vicinanze delle Grey Hills, non lontano dalla casetta in cui vivevano la signora Craddock e suo figlio Gervas. Nello stendere questa dichiarazione non ho bisogno di esporre una completa e dettagliata descrizione dei fatti apparentemente inesplicabili che lì avvennero. Sapevo che in Gervas Craddock avrei trovato un po' del sangue del piccolo popolo e più tardi scoprì che più di una volta egli aveva incontrato i suoi affini nei luoghi più solitari di quella remota regione. Il giorno in cui venni chiamato in giardino e vidi che era in preda alle crisi, rapito nel parlare o sibilare, pronunciando lo spaventoso gergo del sigillo nero, temo che in me la gioia prevalse sulla pietà. Dalle sue labbra udì uscire i segreti dell'oltretomba e la paurosa parola Ishakshar, il significato della quale io mi scuso di non dare. Vi è d'altra parte un particolare che non posso tacere.
Nella cupa oscurità della notte mi svegliai al suono di quelle parole sibilanti che conoscevo tanto bene e, recatomi nella stanza dell'infelice ragazzo, lo trovai in preda alle convulsioni con la bava alla bocca. Si agitava nel letto come se lottasse per fuggire alla stretta dei demoni che si contorcevano dentro di lui. Lo trasportai nella mia stanza e accesi la lampada mentre egli giaceva al suolo dibattendosi e implorando la potenza maledetta di lasciarlo. Vidi il suo corpo gonfiarsi e poi sgonfiarsi come una vescica mentre il suo volto si oscurava. Durante la crisi del ragazzo feci dunque quanto era necessario seguendo le istruzioni del sigillo nero. Mettendo da parte ogni scrupolo divenni uno scienziato che osservava ciò che stava accadendo. Lo spettacolo che i miei occhi dovettero sopportare fu orribile, al di là dell'umana immaginazione e della più allucinata fantasia. Dal corpo che giaceva al suolo uscì qualche cosa e si distese allora un viscido e guizzante tentacolo che, attraversata la stanza, afferrò il busto posto sopra l'armadio e lo depose sulla mia scrivania. Quando tutto finì e rimasi a camminare su e giù per il resto della notte, pallido e tremante, con il sudore che bagnava abbondantemente il mio corpo, cercai invano di ragionare. Assai realisticamente ripetevo a me stesso che non avevo assistito a nulla di veramente sovrannaturale, che una lumaca che spinge in fuori le corna e poi le ritira era solo un esempio su piccola scala della scena su cui avevo assistito. Ma l'orrore cozzava contro ogni ragionamento, lasciandomi disgustato di me stesso per la parte che avevo avuto negli avvenimenti di quella notte. Al mio rapporto vi è ben poco da aggiungere. In questo momento sto avviandomi verso la prova, l'incontro finale, perché ho deciso di non lasciare nulla di incompiuto e di incontrare il piccolo popolo faccia a faccia. Avrò con me il sigillo nero, la conoscenza del suo segreto mi aiuterà e se per disgrazia non dovessi ritornare dal mio viaggio, non sarà il caso di fare congetture sull'atrocità del mio destino. Terminata la lettura del rapporto del professore, la signorina Lally fece una breve pausa. Poi continuò il suo racconto con queste parole. Questa era la storia quasi incredibile che il professor Greg aveva lasciato dietro di sé. Quando terminai di leggerla, era notte fonda, ma l'indomani mattina, accompagnata da Morgan, cominciai a percorrere le Grey Hills alla ricerca di qualche traccia del professore scomparso. Non l'annoierò descrivendole la selvaggia desolazione di quella regione, una regione del più totale abbandono, con spoglie e colline verdi cosparse qua e là di massi di grigia pietra calcarea che il tempo aveva trasformato in fantastiche raffigurazioni di uomini e di animali. Finalmente, dopo molte ore di penosa ricerca, trovammo ciò che le ho detto: l'orologio e la catena, il borsellino e l'anello, avvolti in un pezzo di ruvida pergamena. Quando Morgan tagliò i lacci che legavano l'involucro e vidi le cose appartenenti al professore, scoppiai in lacrime. Poi la vista dei paurosi caratteri del sigillo nero trascritti sulla pergamena mi raggelò di muto terrore e penso che solo in quel momento, per la prima volta, mi resi conto dell'orribile sorte che era toccata al povero professore. Devo aggiungere soltanto che l'avvocato del professor Greg giudicò il mio racconto di quanto era avvenuto alla stregua di una favola, rifiutandosi addirittura di dare un'occhiata ai documenti che gli presentai. Fu per sua iniziativa che sulla stampa comparve la notizia secondo la quale il professor Greg era annegato e il suo corpo doveva essere stato trascinato dalla corrente verso il mare aperto. La signorina Lally tacque e guardò il signor Phillips con espressione leggermente interrogativa. Questi, dal canto suo, era immerso in profonda meditazione. Quando sollevò lo sguardo e vide il trambusto della sera invadere la piazza, gli uomini e le donne che si affrettavano verso casa per la cena e la folla che assediava già i teatri, tutto il fervore e il trambusto della vita quotidiana gli apparvero irreali e chimerici, come un sogno mattutino ad occhi aperti. Fine. La Locanda della Tormenta è stata lieta di presentare Il racconto del sigillo nero di Arthur Machen. Grazie per l'ascolto.